Rita Pavone, vita privata. Chi sono il marito e i figli? La vita di Rita Pavone è stata contraddistinta da tantissimi successi, riscossi fin dalla giovane età. Nel 1962, quando era ancora un adolescente, ha vinto il Festival degli Sconosciuti di Ariccia. La sua voce ha così iniziato a diffondersi rapidamente in tutta Italia, dove Rita venne soprannominata come Pel di Carota. Iniziarono le sue partecipazioni al Festival di Sanremo, le certificazioni ed i successi. Rita entrò in classifica nel Regno Unito e fu una delle 8 cantanti italiane nella storia a riuscirci. In merito alla sua privata, la Pavone è sempre stata piuttosto riservata. Dal 1968, suo marito è il produttore discografico Teddy Reno. All'epoca, la loro storia d'amore fece molto discutere, perché c'era una differenza d'età di 19 anni, con Teddy ben più grande di Rita. I due ribadirono sempre il loro amore, ed oggi stanno ancora insieme. Nel corso di un'intervista, Rita Pavone ha dichiarato che la differenza d'età adesso si fa sentire, perché lui ha problemi di memoria, e naturalmente sta invecchiando prima di lei. La bellissima voce che aveva un tempo, però, è rimasta. E lo stesso vale per il grande legame che li ha uniti per tutta la vita. Rita Pavone ha avuto 2 figli, entrambi da Teddy Reno. Si tratta di Giorgio ed Alessandro Merk. Teddy aveva già avuto un altro figlio da Vania Protti, durante la relazione precedentemente avuta con lei. Giorgio Merk ha seguito le orme dei genitori e si è appassionato fin da piccolo al mondo della musica. Nel suo curriculum ci sono infatti anche delle partecipazioni al Festival di Sanremo. Nella vita di Rita, purtroppo, c'è stato spazio anche per una malattia. La Pavone raccontò di soffrire di affaticamento e di frequenti fitte al petto, anche se ignorava la cosa e continuava a ballare e cantare. Un giorno però è svenuta e l'hanno dovuta portare urgentemente in ospedale. Lì si sono accorti che l'aorta era quasi completamente occlusa e quindi i medici sono dovuti intervenire molto velocemente. Alla fine tutto è andato per il meglio, ma Rita ha ammesso che in quella situazione ha rischiato di perdere la vita. Perciò ha sottolineato di essere stata molto fortunata e che il destino l'ha aiutata parecchio. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate tutti questi dettagli sulla vita di Rita Pavone e vi piace la cantante oppure no? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.